il momento della boxe italiana, le promesse del pugilato, la necessità di trovare un campione per rilanciare la nobile arte, l'oro olimpico di Mosca 1980, ex campione italiano, europeo e mondiale dei superleggeri Patrizio Oliva, in questi giorni nelle librerie con l'autobiografia Sparviero, affronta a 360 gradi il mondo del pugilato, a partire dalle difficoltà che il movimento trova in termini di visibilità. Noi dobbiamo entrare di nuovo nelle case, nelle famiglie, proporre qualche campione. Abbiamo per esempio un campione in Italia che si chiama Leonardo Bundu, che potrebbe diventare personaggio, perché poi in Italia la box la si segue anche se c'è il personaggio da seguire. D'altronde è il nostro modo di fare in Italia. Seguiamo una disciplina sportiva solo quando nasce il grande campione. All'orizzonte c'è ancora da lavorare per trovare nuovi grandi campioni in vista di Rio 2016. Dobbiamo vedere questi ragazzini come crescono. Noi fino adesso a livello dilettantistico ci siamo appoggiati soltanto su quei ragazzi che hanno fatto dei grossi risultati come Clemente Russo, come Roberto Cammarelle, come Valentino Picardi. Questi ragazzi ormai sono quasi al pensionamento nell'ambito dilettantistico. Bisogna vedere questi nuovi giovani come cresceranno per il futuro. Per adesso si vede poco. Per tutti i giovani che vogliono avvicinarsi alla box, da Oliva, ex CT della Nazionale Olimpica, arriva un consiglio. Avere degli obiettivi, avere delle motivazioni, quello ti fa superare tutto ciò che di ostacolo, di fatica che ti si presenta davanti. Infine uno sconfinamento in un'altra sua passione, quella per il calcio, quella per il Napoli. C'è un giocatore che mi fa impazzire del Napoli, che è Mertens. Mertens mi piace perché mi dà proprio la sensazione che gioca con la voglia di divertirsi.